Come sempre, un cavillo può cambiare tutto. Le province si fondono, ormai è noto. Il macroente del nord, generato dall'accorpamento di Como con Lecco e Varese, comunque si chiamerà, è un'area di oltre 3.300 km² e quasi 2 milioni di residenti. Como sarà capoluogo, la legge è chiara, i lariani vantano la città con il maggior numero di abitanti e dunque dovrebbero assurgere a guida dei tre centri urbani. Il governo ha deciso, ma a ben spulciare tra le righe del testo appena approvato, ecco che compaiono alcune righe. Diventa sì capoluogo di provincia il centro urbano con maggior popolazione, ma, si legge, fatto salvo il caso di diverso accordo anche a maggioranza tra i medesimi comuni. Insomma, qualora Lecco e Varese dovessero decidere un mini golpe, potrebbero riscrivere la geografia che è appena stata sancita. A tranquillizzare gli animi in queste ore, però, ci ha pensato il sindaco di Lecco, Virginio Brivio. Non possiamo andare contro qualcuno, ha detto il primo cittadino, che peraltro è un democratico come il suo collega comasco Mario Lucini. Como ha una chance, ha aggiunto Brivio, perché è baricentrica. Insomma, niente scherzi in vista. Lo stesso Lucini tranquillizza tutti, ho già parlato con Brivio, spiega, e abbiamo convenuto che l'approccio non è la conquista dei territori, ma valorizzare le specificità e garantire distribuzione e accessibilità ai servizi. Insomma, dice Lucini, c'è la disponibilità a ragionare insieme per effettuare le scelte più idonee e evitare che si creino disagi ai cittadini. Sul fronte varesino, dopo l'attacco di ieri del sindaco Fontana, che ha parlato di scelta drammatica, il primo cittadino comasco ammette, Varese è più arroccata, ma, ha concluso, dovremmo costruire ogni cosa in modo serio.